dottor Massimiliano Giardina, benvenuto. Buonasera. Allora, parliamo dell'infertilità, quindi voi vi occupate prevalentemente di tutto quello che potrebbe essere appunto i casi di infertilità uomo-donna, e quindi per le coppie. Quali sono i maggiori rischi, diciamo così, che possono avere le coppie per, oppure quello che si può evitare, diciamo? In realtà ti dico che l'infertilità di coppia è aumentata negli ultimi anni in relazione al fatto che le donne concepiscono tardi. Oggi l'età di concepimento si è elevata notevolmente, siamo sopra i 33, e sicuramente questo è un fattore che non aiuta la coppia. Perché tu dici, probabilmente entro i 33 anni c'è meno rischio di infertilità, sia per l'uomo che per la donna soprattutto. Per quanto riguarda l'uomo, lo stile di vita sicuramente influisce notevolmente sulle alterazioni del liquido seminale. Anche l'uomo è un discorso d'età? No, è un discorso più di stile di vita. Quindi diciamo che anche da giovane un ragazzo può avere un problema. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quali sono i problemi? Cioè, i problemi sono più quelli dell'uomo o della donna in linea di massima, come percentuale? Ma in realtà siamo al 50%, entrambi. E diciamo quello che bisognerebbe, cioè lo stile di vita, parlavi dell'uomo più che altro? Sì. Quali sono lo stile di vita sbagliato che ti può portare ad essere... Il primo fattore da considerare è sicuramente lo stress. Lo stress, l'utilizzo di fumo, alcol, sono i fattori principali. Anche esagerare con lo sport è un fattore di rischio, chiaramente. Perché i microtraumi ripetuti possono portare poi a conseguenze negative. Allora, dottore, per questo il percorso che dovrebbe fare sia un uomo che una donna, ragazzo o donna che sia, ragazzo, ragazza, uomo o donna che sia, visita, richiesta dal dottore, insomma, un po' per tenersi sotto controllo, quali sono i percorsi che deve fare l'uomo e i percorsi che deve fare la donna? Ma in realtà una coppia che si avvicina a queste tematiche lo fa perché ovviamente ha idea di avere una gravidanza, quindi non utilizzano dei metodi contraccettivi, utilizzano ovviamente dei rapporti mirati nel periodo fertile, chiaramente. Quando dopo un periodo che oscilla tra 6 mesi e un anno non arriva una gravidanza, è il caso di pensare di approfondire la fase diagnostica e vedere qual è la problematica importante che impedisce il concepimento. Quindi diciamo che il tuo consiglio non è quello di fasciarsi la testa prima di romperla, cioè... Ma in realtà i controlli che andrebbero fatti a prescindere dal problema dell'infertilità sono il controllo ecografico, la valutazione con il NIPAP test, eventualmente un uomo potrebbe anche fare uno spermiogramma, anche se non ha in questo momento nessuna idea di gravidanza sostanzialmente, però è sicuramente un aiuto in più che... Per tenerlo un po' sotto controllo, esatto. Ogni quanto bisognerebbe fare lo spermiogramma? No, lo spermiogramma ogni 3-4 anni, insomma, non c'è un periodo di riferimento, però è comunque un consiglio utile che un uomo potrebbe accogliere, ecco. Allora, noi a tutti gli ospiti chiediamo la scelta di vita, la propria storia. Come mai Massimiliano Giardina è diventato dottore e soprattutto ginecologo? Ma la ginecologia è una branca meravigliosa, secondo me, della medicina. È una branca, tra l'altro, che ti porta a contatto con la vita, con la creazione. Io mi occupo, tra l'altro, di infertilità e vedo tanti casi di coppie che non riescono a realizzare il proprio sogno, quindi si rivolgono a me per questo motivo. Quindi comunque dà grande soddisfazione. La medicina di per sé offre tantissime branche, ma la ginecologia ha una marcia in più, a mio avviso, perché è una branca, io la chiamo felice, è una branca in cui si nota tanta felicità, le coppie sono felici, chiaramente i problemi, la maggior parte sono risolvibili, la maggior parte dei problemi in ginecologia, bene o male, sono risolvibili. Se li vai a confrontare con altre specialità, insomma, non è la stessa cosa. Ho capito, tu dici nell'ambito della medicina è... pediatria, ginecologia è tra quelle, ecco. Almeno che stai in una fase della vita, esatto, più allegra. Più allegra, ecco, meglio delle oneranze funebri. Sicuramente, sicuramente. Allora io ringrazio il dottor Massimiliano Giardina, a cui chiedo, lo stiamo chiedendo anche questo a tutti, diciamo il rapporto di un dottore con il web e i social. Dopo aver studiato tutti questi anni, a un certo punto
la comunicazione diventa importante, c'è chi magari l'ha sempre amata sin da bambino, quindi i media e quant'altro, o chi ha voluto magari un po' farlo lentamente, no? Diciamo l'inserimento nel web e nei social. Il dottor Massimiliano Giardina come è messo sui social? Ma io in realtà sono cresciuto con i social, quindi per me è pane quotidiano. È stato pane quotidiano quando ero più piccolo, è chiaro che adesso viene più semplice. Ok, per tutto quello che potrebbe essere invece l'assistenza, l'aiuto, il supporto delle coppie proprio con problemi di infertilità, sicuramente tu segui tutta la coppia, sì, fino alla soluzione, almeno se è fattibile ovviamente, del problema. Chiaramente sì, le terapie sono varie, in relazione alle infertilità sono variegate e le terapie ovviamente si differenziano in relazione al problema che andiamo a identificare, chiaramente. È chiaro che noi affrontiamo tutta la tematica della diagnostica, quindi riusciamo a capire qual è il problema della coppia, può essere un problema singolo o un problema di coppia, e poi pian piano riusciamo a trovare la cura che serve, fino alle tecniche chiaramente più importanti, che sono quelle di fecondazione assistita. Allora, chiudiamo con i contatti, diamo il tuo numero di telefono, magari del fisso o del mobile se vuoi. Sì. 06 810 2765, oppure il 327 79 29 379. Allora 06 810 2765, oppure 327 79 29 379. L'indirizzo è via Concadoro 300, appunto zona Concadoro, oppure anche la pagina Facebook dottor Massimiliano Giardina e il sito massimilianogiardina.com. Dottore, l'aspettiamo magari per portarci, se vorrai, una coppia che magari ha superato qualche problema e che quindi ti... Se vorrete, venite, che vogliamo farvi raccontare insomma la vostra soluzione, come è avvenuta. Grazie dottor Massimiliano. Grazie a voi. Me.